Ciao ragazzi, rieccomi, sono tornata questa volta per farvi una piccola review di un pacchettino che mi è arrivato la settimana scorsa di Frau Lein. Ho preso il settino di 8 eyeliner in gel, qui sono i scatolini, tutti colorati. E niente, mi sembrava carino condividere con voi questo piccolo acquisto e di farvi vedere un po' se mi piace, non mi piace, se ve lo consiglio. Quindi, allora, i colori sono 8, abbiamo un argentato, un dorato, un fucsia, un rosa, un bianco, un viola, un celestino e un blu. Io adesso vi farò vedere sia le foto, diciamo, sia gli swatch sul mio braccio, sia sul mio occhio, ma pensate che comunque i colori sono molto più belli dal vivo, nella mia fotocamera si mangia un po' i colori. Comunque, allora, ovviamente essendo in gel si applicano con il pennellino angolato. E poi allora vi arriverà. Innanzitutto partiamo dal pacchettino. Vi arriverà un pacchettino minuscolo, imballato benissimo, in tutti questi scatolini troppo carini. E inoltre all'interno trovate, diciamo, questo coso adesivo per proteggere il vostro colore. Allora partiamo da questo argento. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Si vede? Sì. Adesso passiamo alla foto con l'occhio. Passiamo al dorato. Più che altro, più che dorato, direi in semi bronzo. Comunque molto carino. Blu elettrico, che è questo qui che indosso adesso, non so se riuscite a vederlo. Questo è strafigo, diciamo che è il mio preferito, oltre all'argentato. Guardate quanto è scrivente. Poi c'è un bianco, anche questo molto scrivente. Mi raccomando, se li prendete, prendete sempre poco prodotto alla volta. Questo qui bianco secondo me può essere utilizzato come base anche per ombretti, qualsiasi altro, cioè come base anche. Poi c'è un viola. Poi c'è questo qui, un celestino simile, diciamo, allo smalto che indossa adesso. Celestino verde, quasi verde acqua. Poi un fucsia. E infine il rosa pesca. Poi passiamo adesso a un po' di considerazioni generali e al mio parere. Allora, innanzitutto non vi ho detto che l'intero set costa 9,09 € più 1 € di spedizione. Mi è arrivato dopo 4 giorni dal momento in cui è stato spedito il pacco, quindi diciamo sono abbastanza veloci. Poi sotto l'info box vi metterò anche il link diretto se vi interessa ordinarlo. Allora, per quanto riguarda la durata, ho provato il dorato, l'argentato e il fucsia per un'intera giornata e non si sono mossi di 1 mm. Infatti, se guardate, sono difficilissimi da togliere strofinando. Sto provando con una salvettina da 3 euro, mi sa che dovrò pulire con il sapone. Comunque, quindi come durata non c'è nulla da dire. Come coprenza sono tutti coprenti, solo diciamo un po' il viola e il rosa sono un po' meno coprenti, ma perché è proprio il colore, diciamo, che è più chiaro.
Secondo me possono essere utilizzati anche come ombretti, infatti sono molto simili a questi ombrettini di Astra di cui si sta sentendo molto in giro. Io ho trovato solo questo qui viola, spero che quando arrivano i nuovi troverò qualche altro colore più carino. E quindi consistenza, no, consistenza, durata, colore. Costo bassissimo, cioè io ve li consiglio assolutamente, per me cioè, li ricomprerei altre 10 volte, infatti quando finiranno non credo che li finirò, vabbè, se dovessi finirli li ricomprerò sicuramente, quindi il mio voto diciamo è 9 su 10, sì 9 su 10, niente, penso di aver detto tutto, se avete qualche domanda da farmi fatela pure qui sotto, tra i commenti. E spero comunque che le mie review un po' vi interessino. Anzi, in questi giorni mi dovrà arrivare un set di pennelli sempre di Fraulein o Fraulein, non lo so come si dice. Quindi aspettatevi una review anche su quelli. E niente, alla prossima, ciao!